Oggi a Nocera si riscopre, si fa, come dire, informazione nei confronti dei cittadini, si parla di differenziata, c'è una grossa novità che riguarda questa città che si ripropone, se vogliamo, come innovatrice nell'ambito della raccolta differenziata. La cittadinanza risponde bene sul, diciamo, la tutela dell'ambiente sono cittadini che realmente rispettano le regole. Noi partiamo nell'anno 2014-2015, il comune si è attestato intorno al 65%, che è un risultato sicuramente lusinghiero. Oggi devo dire la verità, dopo 2 anni di amministrazione cuofana, l'ultimo dato di luglio 2016 siamo al 70 virgola qualcosa. Sì, è una scelta che va nella direzione già indicata dal piano urbanistico comunale, la nostra fissazione è con la scelta di questo strumento, ovvero questa macchinetta, noi mettiamo il cittadino in grado di recarsi presso la casa comunale e con facilità ritirare il suo kit con codice a barre, questo per snellire anche l'attività che il solo magazzino non era in grado di fare. Credo che siamo forse i primi in Italia a sperimentare questa macchinetta che con tessera sanitaria consente di ritirare il kit. Questo serve per 2 cose, uno, censire i nuclei familiari e dunque avere un dato storico sulle buste così come vengono consegnate, e secondo, di avvicinare il cittadino a un'idea compartecipata nella raccolta differenziata. Siamo qui per discutere di queste cose e allo stesso tempo siamo qui per capire come insieme si possono fare delle campagne di ulteriore sensibilizzazione delle opinioni pubbliche. Parlava insomma di una trasformazione dell'attuale Metelia, questa è una strada ancora percorribile? Faremo l'incorporazione in Metelia dei servizi che oggi gestisce il consorzio a Cava dei Tirreni quando sarà definito il quadro normativo e quando questa operazione potrà essere fatta tenendo conto degli equilibri economici. Non ci possiamo caricare, oltre al personale, i cosiddetti, diciamo così, cantierabili, no? Quelli che lavorano materialmente sui cantieri, e prendere anche un carico di personale amministrativo indiretto che ovviamente le casse non reggerebbero.